So suddenly Jung was lost and without direction, and his unconscious was starting to get an upheaval with disturbing dreams. Yeah, go ahead. Si sentiva quindi solo, perso, e il suo inconscio ha cominciato a venire fuori in modo prepotente, con ancora sogni stranissimi. And so Jung felt he just had to like dive into the underworld and be as conscious as he could and work it out there. Quindi si è reso conto che doveva tuffarsi in questo inconscio il più profondamente possibile per capire che cosa gli stava succedendo. So Jung developed a technique that's very similar to the shamanic journey into the other world. Quindi ha sviluppato una tecnica molto simile al viaggio sciamanico nell'altro mondo. He didn't use drums or any support like that. He just closed his eyes and imagined himself dropping deep down, hundreds and hundreds of feet deep into the earth. Non usava il tamburo, ma chiudeva gli occhi e immaginava se stesso che si tuffava per centinaia di metri nel mondo sotterraneo. Till he would land on some type of deep ground there, maybe the sands of a desert or something. E quindi atterrava in qualche paesaggio del mondo di sotto, magari in un deserto. And he would begin to explore, or he would run across the desert or climb a mountain and find somebody there to talk to. E quindi attraversava il deserto oppure si arrampicava su una montagna finché non trovava qualcuno con cui parlare. And on one of his adventures or his journeys, he finds an anchorite, kind of like a monk that lives alone in the mountains. E in uno di questi viaggi trova una anacoreta, un eremita su una montagna. And he knocks on the monk's door. E bussa alla porta della sua capanna. The door opens, the monk or the anchorite invites him in. E la porta si apre e l'eremita lo invita a entrare. And they sit down to talk. Si siedono per parlare. And this monk has a big library, lots of books on the walls. E questa capanna ha un sacco di libri alle pareti, una grande libreria, una grande biblioteca. And the monk is reading a book. E questo monaco sta leggendo un libro. And Jung said, "I'm just like you." And the monk, e Jung dice, ah, io sono come te. The monk says, "Why do you say that?" He says, "Because I love to read too." E il monaco gli chiede, perché mi dici così? E Jung risponde, perché anche a me piace leggere. And the monk says, "You're nothing like me." E il monaco invece gli dice, non sei per niente come me. He says, "I'm erasing everything." Dice, io. I'm reading. Il monaco gli dice, io sto cancellando ogni cosa che sto leggendo. And the implication was Jung was putting ideas in his head from external sources. Cioè Jung stava cercando di riempire la propria testa con idee che provenivano dall'esterno. And the monk was trying to get rid of those ideas. E il monaco invece stava cercando di liberarsi di quelle idee che venivano dall'esterno. So that there's an empty space for new knowledge, new insight, new inspiration to come. In modo che ci fosse spazio vuoto perché per una nuova conoscenza, per un nuovo sapere che sorgesse da dentro. Jung took many journeys like this over a 5-year period. E nel corso di 5 anni Jung fece molti viaggi di questo genere. One of his most important
encounters was this winged god, daimon, named Philemon. E uno dei più importanti fu l'incontro con un daimon chiamato Filemone. And Philemon had wings like a kingfisher, and he had like horns. Filemone aveva ali come un martin pescatore e aveva delle corna. Anyway, this figure became an inner guide for Jung, and they had many conversations about the psyche and how it works, and the fact that Jung doesn't create these dreams and these figures that he's meeting. They're like people in the room, and he hasn't made those up. They are part of the psychic reality, the multiplicity of the psyche. Quindi con questa figura Jung ha moltissime conversazioni sulla natura della psiche, sulla natura anche di questi personaggi che lui incontra nei suoi viaggi interiori, che non sono sua immaginazione, così come non lo sono i sogni, ma sono proprio come personaggi esistenti quasi nella realtà, in cui si entra in una stanza, si incontrano delle persone e si chiacchiera con loro. E questo gli fa capire anche la molteplicità della psiche. So Jung has finally found a source inside himself. He doesn't need his father. He doesn't need Father Freud now. He has Philemon within to connect and to be blessed and guided by. Quindi ora finalmente Jung ha trovato una figura interiore, una figura dentro di sé che lo guida e gli insegna, quindi non più una figura paterna esterna, ma qualcosa che gli viene da dentro, una guida interiore. And there were many other figures, gods, spirit guides, mythological figures, but Philemon was central. Lui ha incontrato molte altre figure divine, divinità, spiriti, eccetera, ma Filemone è rimasta, diciamo, quella centrale. And this is the equivalent to the shaman's guardian spirit or chief guide. E questo è simile allo spirito guida principale dello sciamano o allo spirito guardiano dello sciamano. He taught Jung the reality of the psyche and of the other worlds. Questa figura ha insegnato a Jung la realtà del mondo, dell'altro mondo e la realtà della psiche. And Jung would have an ongoing relationship with Philemon even when he was not journeying. He would be in the garden walking around having conversations with him. E Jung aveva molte conversazioni con Filemone anche quando non stava necessariamente lavorando sulla psiche o su di sé, ma semplicemente andando in giardino e passeggiando. So finally, Jung's his spiritual emergency was coming to a resolution. E finalmente, quindi, l'emergenza spirituale di Jung arriva a una soluzione. There was this dream that came. E fece un altro sogno. It's called the Liverpool dream. Chiamato il sogno di Liverpool. In the dream, he's with a bunch of Swiss people, and they are moving towards a city, coming out of the darkness towards a city that's lit up by streetlights. E in questo sogno era insieme a un gruppo di altri svizzeri e insieme erano in cammino verso questa città. Emergevano dall'oscurità e c'era questa strada luminosa che li portava verso la città. And as they got closer to the city, Jung noticed the city had four quadrants organized around an island in the center. Quindi avvicinandosi, Jung si è reso conto che la città era divisa in quattro quadranti e aveva un'isola al centro. And this island in the center was floating, or it was surrounded by water.
E quest'isola galleggiava, era circondata dall'acqua. And you might say that's like the plaza or the centre-ville in French, the center of the city. Si è detto che forse quello era il centro della città, il centro, quello che diremmo noi, il centro storico. And in the center of the center, there was this powerful red light that was illuminating the center. E al centro del centro c'era questa luce rossa che illuminava. And when Jung got to the very center point, it was a big magnolia tree with red leaves that were giving off this red light. E quando è arrivato proprio al centro, Jung si è reso conto che era un albero di magnolia con delle foglie rosse. And Jung awoke from the dream and he said, ah, the center is the goal. You can't go beyond the center. The center is the goal. Quindi Jung ha capito che il centro era questo albero era il centro ed era lo scopo, la meta del viaggio. And so this became the sacred centerpiece of Jung's psychology. He now had his psychology. He could see there was a spiritual core at the center of everything, of every human, but of every being. And that's like a sacred energy that is the archetype of orientation, that gives it its direction, its identity, and so on. I should. Quindi finalmente Jung si è reso conto di aver trovato il pezzo che gli mancava per la propria psicologia, cioè che ogni cosa, ogni essere ha un centro, un punto centrale, un cuore, un centro che è quello che, intorno a cui tutto si muove. And after that, Jung wrote the Septem Sermones Ad Mortuum, it's Latin, Seven Sermons of the Dead, and Yeah. he sketched his whole psychology there. E dopo questo sogno ha scritto il suo libro, Sette Sermoni dei Morti, Yes. dove praticamente c'è tutta la sua psicologia. So in that, it reads like a mythology, but all of his ideas for the next 40 years, he elaborated the ideas in those seven sermons on the dead. His whole psychology was written in those seven sermons. Quindi scritto in modo mitologico, ma praticamente nei successivi 40 anni lui ha elaborato e ha sviluppato quello che aveva già scritto in questo libro, in questi Sette Sermoni dei Morti. And his spiritual emergency is resolved, his initiation is finished, and now he goes into the world as a psycho shaman. E finalmente la sua emergenza spirituale è finita, è diventato uno sciamano e può uscire nel mondo per portare la sua conoscenza.